Tabacci. Lei ha la sensazione che stiamo parlando abbastanza di programmi e che ci stiamo occupando di capire come risolviamo il debito pubblico? Il dibattito di questi giorni è molto deludente perché vedere una trafila di politici che non hanno il coraggio di assumersi le loro responsabilità e che vanno a disquisire che quando si è introdotto l'IMU loro non c'erano, oppure la questione del redditometro. In Italia c'è una questione centrale, è il fatto che le tasse sono pagate in modo disuguale, non le pagano tutti. E quindi questo preme su quelli che le pagano. Vogliamo realizzarlo questa cosa ed essere seri oppure vogliamo rincorrere la Grecia? Abbiamo un 30% di economia in nero, è inutile che Berlusconi Quella venga. sommersa di cui parla Berlusconi che dice che tiene in piedi il paese, però. Come lo tiene in piedi? Lo tiene in piedi e lo ribalta, perché è evidente che se sullo stesso pianerottolo c'è chi ha fatto la domanda per essere esentato dal pagamento dei servizi sociali al Comune di Milano, presentando un falso ISEE, che è un indicatore del benessere delle famiglie, e l'altro che sta sullo stesso pianerottolo e che non l'ha presentato perché è un cittadino serio, non è la stessa cosa. E guardi che tra un po' non potremo dare i servizi a tutti, dovremo tener conto del benessere delle persone. Allora la fotografia della ricchezza italiana va fatta, perché non è vero che l'Italia è un paese povero. L'Italia è un paese che ha una ricchezza distribuita in maniera diseguale e il debito pubblico non può essere quello che carichiamo sulle future generazioni mentre oggi continuiamo a vivere al di sopra delle nostre possibilità. Se non facciamo questa Sì, c'è analisi, sempre, è io mi perdoni, davvero. ma ogni volta che sento che viviamo al di sopra delle nostre Ma possibilità è la mi chiedo, ma verità, chi? ma è la Cioè, verità. Ma, non noi, ma non pensi a quello che tutti. succede. Ma guarda, intanto negli ultimi 40 anni la popolazione mondiale è passata da 3 miliardi a 7 e noi pensiamo di vivere sulla Terra da soli. Guardi che questo è un problema anche, diciamo, di dimensione, antropologica straordinaria. Cioè, noi pensiamo che il mondo giri attorno a noi stessi. Guardi, non è così. Mi permetto di dire che al cittadino dell'Africa subsahariana che dovrebbe vivere con meno di quello che costa a noi far vivere il nostro cane, non va bene questa cosa qui. Magari attraverso un deserto, magari attraverso un mare, perché se la sua vita vale zero, avrà pure il diritto di farla valere. Quindi allora non possiamo scherzare su queste cose. Non è che l'Italia è una sorta di limbo e tutto il mondo ruota attorno a noi. Pensi solo alla vicenda della Fiat. Hanno appena chiuso il contratto con la Fiat Serbia, 350 euro al mese. Allora, cosa vuol dire questo? Secondo voi possiamo pensare che produciamo auto solo per noi o immaginiamo che c'è una dimensione. Allora, noi o ci caliamo in questa cosa qui, le tasse sono uno di questo strumento. Io andavo in un ristorante a Milano e voglio dire, mi davano un pezzo di carta, ora non lo fanno più, perché da quando in questi ultimi 12 mesi abbiamo fatto un accordo protocollo con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza e sono venuti a fare i controlli, noi abbiamo mandato i vigili a difendere gli uomini dello Stato che facevano i controlli. Il cittadino onesto non deve aver problema, non deve aver paura dei controlli. Sono quelli che hanno le false residenze all'estero e che scoveremo attraverso i Però pass, come passano per l'estero. Tabacci, Siamo seri. facciamo Se questo non è così, ragionamento, vuol va dire benissimo perché lei ha proprio messo è tanta carne al drammatico. fuoco, Ma io no? me ne Cioè sono lei dice occupato e siamo lo in un faccio con sistema serietà. che è ben più complesso di quello che ci appare. È il doppio prezzo, lo vuoi con la fattura o O senza? senza, Siamo certo. torturati, riconosciamolo. Se andiamo dal Siamo anche professionista, dal medico, conniventi, è per forza, perché se uno ti dice con la doppia ma il fattura, cioè con la cittadino più fattura o senza, debole è paghi di costretto ad meno. essere connivente. Difendiamo il cittadino più debole, introduciamo degli elementi di equità. Altro che tutta questa retorica sul Allora, redditometro, eh. però, siccome da lì siamo partiti, poi magari se me lo dai in un telegramma, una battuta sul redditometro, perché lei dice, siccome il dato è che l'Italia è diseguale negli atteggiamenti, nei Dobbiamo far comportamenti, noi scovare? dobbiamo scovarla, è uno strumento utile in questo senso il redditometro, mi dica solo sì o no. Assolutamente, guardi che l'incrocio delle agenzie dati che ormai sono nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate è tale per cui perfino il segreto bancario è superato.
Allora, sono in grado di leggerlo. Si sta facendo un grande polverone sul redditometro, ma in realtà sono già nella condizione di farlo. In realtà è quindi uno strumento utile, lo fanno già e va bene così. E Bersani qualche minuto fa a Radio 24 ha detto il problema fiscale c'è, ma ricordo che Berlusconi parla di tagli subito, con lui la pressione fiscale è aumentata di 4 punti, ora è pesantissima. Il problema c'è e bisogna supportare le imprese, la quota lavoro sull'IRAP va ridotta e stabilizzata, muovere un po' l'economia per far riprendere i consumi. Adesso, io sono consapevole del fatto che lei è Tabacci e non Bersani, però siccome siete diciamo insieme in coalizione, io le chiedo questo. Quando io leggo un'agenzia di questo tipo, no? Bisogna diminuire, il problema fiscale c'è, bisogna supportare le imprese. La cosa che mi chiedo è, sì, ma i numeri? Con quali soldi? Da dove li prendiamo? Cosa sacrifichiamo? Perché poi sempre gli interessi sul debito pubblico dobbiamo pagare. Quindi voglio capire come si fa. La mia risposta è questa. Io ovviamente sono in coalizione con Bersani, una delle tre formazioni politiche, il Centro Democratico, che è quella che ho l'onore di guidare, con Bersani, il PD e con SEL. E ovviamente queste dichiarazioni devono essere sempre inserite in un contesto più ampio, perché diversamente ognuno di noi, se ci fanno la domanda... Vuoi bene alla mamma? La risposta è sì, voglio bene alla mamma. Il problema è quello delle compatibilità economiche e finanziarie e penso che chi andrà al governo, chiunque vada al governo, chiunque vinca, mi auguro vinca il centro-sinistra, dovrà essere nelle condizioni di fare una due diligence, cioè di parlare chiaro agli italiani, di fare una riflessione conclusiva, perché vede questa maledetta vicenda del sommerso. Quando ero Presidente della Commissione dell'Attività Produttiva dal 2005 ho cominciato a pressare l'Istat perché ci facesse una statistica non di natura generica, quella che veniva spedita in Europa, ma una fotografia della ricchezza degli italiani. E hanno cominciato da alcuni anni. Il 18% di sommerso indicato come economia irregolare, moltiplicato da 2.000 miliardi, fa 360 miliardi. Cioè, sono cose che fanno tremare i polsi. E l'economia malavitosa, mi dispiace smentire il collega Rampelli, non è dentro la statistica del 18%, è fuori ed è stimata per un altro 5%. L'unica economia sommersa che andrebbe, 60, difesa, che andrebbe difesa è il 5% della cosiddetta economia informale, che è quella di mia nonna che gestisce il pollaio e certo se vende le uova non è che fa la fattura, non fa fattura oppure sì. Gestisce l'orto. Ecco, questa è la parte informale che andrebbe in qualche modo tutelata e che c'è in Germania, c'è in Olanda. Solo che c'è solo quella, da noi c'è questa più quella malavitosa e più quella irregolare dei tanti furbi che pensano che l'Italia sia il paese che riguarda gli altri. Questa è la fotografia. Io penso che per parlare poi di come calare le imposte sulle imprese e sul lavoro, cosa che si capisce a vista che è giusto così, se vogliamo recuperare competitività e dare una spinta ai consumi, questo bisogna fare. No, però mi perdoni, Tabacci, no, davvero per chiarezza. Lei mi dice si capisce a vista, no? Sì, che si deve fare. Però forse si capiva a vista pure un anno fa. Cioè, mi spiego meglio. No, noi... C'è stato detto, noi abbiamo questo debito pubblico, la prego, solo perché io davvero le faccio una domanda perché ho bisogno di capire. C'è stato detto, c'è un debito pubblico che è un mostro. Quel mostro bisogna tenerlo a bada. Per far questo bisogna fare dei sacrifici. Indovina chi li fa i sacrifici? Li fate voi, cittadini, con le tasse. Fatti questi sacrifici, finisce che si bloccano i consumi, il paese va in recessione, la macchina si ferma. Ma davvero non si poteva immaginare? Ma noi a dicembre eravamo... tecnicamente in default, perché diversamente lo spread non sarebbe schizzato a 575 euro. Però poi l'abbiamo visto schizzare anche in alcuni momenti, per i fatti suoi. Quando si dice che lo spread è una balla, italiane, vuol dire essere totalmente irresponsabili, perché lo spread pesa anche sul costo del denaro delle imprese. Alla fine è una botta alla nostra capacità di competere. Ora guardi, siccome si parla anche di patrimoniale, io ho una proposta molto concreta. Se io faccio una fotografia precisa della ricchezza degli italiani, e che gli italiani siano ricchi è fuori discussione, lo diceva prima Bocchino, non tutti gli italiani. Certo. La ricchezza italiana, ricchezza media, finanziaria purtroppo e patrimoniale, gli insegnanti sono diventati poveri, i carabinieri poveri, finanziaria e patrimoniale è circa 7-8 volte il PIL, quando in Germania è solo 4 volte, quindi c'è la ricchezza. Ora facciamo sta fotografia e poi io direi, io non faccio una patrimoniale che deruba, perché non sarebbe serio. E non qual è la patrimoniale questo. Che deruba? Beh, quella di dire ti prendo un pezzo del tuo patrimonio e lo metti a riduzione del debito. Io per ora farei questa operazione. Fatta la fotografia, metterei in condizione i cittadini, quel 10% che davvero ne ha la possibilità, di sottoscrivere dei titoli di Stato decennali
quindi li orienterei verso il debito pubblico nazionalizzandolo, ai tassi di interesse tedeschi. Lei capisce che lo spread va a zero. Allora, invece di dirti ti prendo un pezzo del patrimonio, no, non te lo prendo. Quindi neanche te lo tasso sopra il miliardo al 75%. Tu mi sottoscrivi un decennale, per esempio, che è corrispondente a quello che avresti dovuto pagare, e io ti restituisco i soldi al termine di 10 anni con l'interesse dell'1,5% a cui lo pagano i tedeschi. Vedrà che lo spread è azzerato. E il nostro debito pubblico, se c'è una ripresa dello sviluppo, perché il debito pubblico tu lo riduci con quello, il problema del vendere il patrimonio è una questione molto complessa, va venduto ma va valorizzato, perché in una fase come questa vorrei capire chi sono gli acquirenti del patrimonio pubblico. Io ci ho provato, il Comune di Milano, non sono cose poi facili, bisogna entrare nel merito concreto delle cose per evitare di sparare. Quindi una patrimoniale, chi ha di più deve trovare, certo, il modo di contribuire di più, e questo significa abbassamento delle tasse altri? No, dunque, chi ha di più deve concorrere di più. Non c'è. Sì. Certamente. Quindi per questo significa per gli altri un abbassamento della pressione fiscale. Deve essere ridotto sulla pressione che riguarda gli altri. Quindi anche quello che lei diceva, riferito a Bersani, dell'IRAP sulle imprese e sul lavoro, per dare un po' di sfogo ai consumi, perché diversamente è chiaro che finiamo in un vicolo cieco. Tabacci, lei che è persona seria, i tempi di una cosa di questo tipo quali sono? Tempo ci vuole? Quanto devono reggere gli italiani? Guardi, adesso Draghi ci dice che il 2013 ci sarà un'apertura. Io ovviamente me lo auguro. Guardi che noi siamo passati all'interno di una temperie che è superiore a quella del 29. E quella del 29 si è conclusa 10 anni dopo con una guerra mondiale, quindi noi non è che possiamo pensare che continuiamo a scherzare, a stampare moneta, a vivere come Occidente. Quel miliardo di cittadini che vivono al di sopra delle loro possibilità hanno stampato moneta, non è che hanno prodotto beni e ricchezze, hanno stampato moneta. Che cos'è lo scandalo dei subprime? Un cittadino americano andava in banca, chiedeva il mutuo, gli davano il mutuo per la casa, crescendone il valore, e anche per prendere l'auto. Dice, ma poi lo restituisci? Ma vedremo, se sarai in grado di restituirlo, lo restituirai. Allora, questa è la tecnica delle vendite piramidali. Lei ricorda quando, magari non lei è troppo giovane, ma Baime sicuramente si ricorderà quando arrivarono le letterine a casa di diversare 100 lire a quelli che stavano sopra la piramide, no? Dice, poi che tanto poi arriverà anche da te, che quando tu avrai allargato la base della piramide, verseranno anche te le 100 lire. Questa è l'economia di carta, questa qui è l'economia truffa, non è un'economia reale. Come si fa a mettere in testa gli italiani che si può crescere solo? Quanto tempo ci vuole bisogna andare in profondità. Una ricetta nella quale i ricchi pagano di più, per esempio quella soluzione che lei ipotizzava, e i poveri pagano di meno. Tempo ci vuole, realisticamente? Guardi, a casa, quanto tempo devono resistere? Io penso intanto che noi dovremmo evitare di continuare a credere che la prospettiva di un paese è fondata sui pacchi della trasmissione di Rai 1, capisci? Perché questo sa che cosa induce come riflessione di fondo? Che l'unica cosa che conta è giocare all'otto, l'unica cosa che conta è la fortuna. Sì, gli italiani hanno smesso anche di giocare all'otto, le do questa notizia, c'è un problema di coscienza che è molto profondo. Vediamo di ricostruire il cittadino per bene, perché diversamente sarà molto dura. Però io penso che queste azioni di prima iniziativa devono riguardare i primi 100 giorni dell'azione del futuro governo. Per esempio, se uno paga l'IMU e ha 10 case, paga l'IMU su 10 case, quindi già paga tutto quello che deve pagare. È così o non è così, Tabacci? Ma non è così, quindi è evidente che diversamente avremmo una fotografia reale della ricchezza degli italiani. Non è così. La fotografia è assolutamente irreale. No, però attenzione. Sì. Cioè, il distinguo è tra chi le tasse le paga e chi le tasse non le paga. Quello che ci scrive il telespettatore è immaginare di prendere di più da quelli che già le pagano, perché il redditometro andrebbe magari a colpire anche quelli che già le pagano, o perlomeno fare una patrimoniale su quelli che già le pagano, quelli sono quelli che le dichiarano. Il redditometro serve, sicuramente sarà un fastidio, ma serve per scovare quelli che le tasse non le pagano. Bene, però se facciamo la patrimoniale, per fare gli incroci, se facciamo la patrimoniale, quello che ci dice il nostro Mimmo Pappalardo è: se noi facciamo la patrimoniale, la facciamo su quelli che hanno dichiarato di avere un reddito, mettiamo, superiore al milione. No, guardi, la patrimoniale presuppone una ricostruzione della ricchezza degli italiani. Io non voglio farla al buio,
su quello che dichiarano oggi. Voglio ricostruire il catasto edilizio urbano, voglio avere una fotografia reale delle cose. Quindi no, perché lavoro... altrimenti sarebbe sommamente ingiusto, perché continuano a pagare quelli che già pagavano, questo ci segnalava. La mia proposta che ho fatto è una proposta equilibrata, seria, che ha una sua giustificazione. L'altro giorno ho sentito Grillo che dice: poiché il 45% del debito pubblico è in mani straniere e poiché molti stati non pagano, perché noi dovremmo pagare? Cioè, capisce che stiamo parlando di una differenza abissale tra quello che io propongo, che è serio, responsabile, faccia come mi ha insegnato mio padre, che i debiti vanno pagati. Lui dice: diamogli una stangata, facciamo come gli argentini. Ecco, io mi vergogno di immaginare che chi ci rappresenterà domani possa ragionare così. Fermi tutti, l'IMU non è sempre una tassa, è anche molto pesante perché non la pagano tutti: la Chiesa, fondazioni bancarie, associazioni, partiti, sindacati, castelli e case appartenenti a casati. Prego Tabacci, devono pagare o no le fondazioni bancarie e tutti gli altri? È uscito anche, tutta una declaratoria che imponeva anche ai beni della Chiesa che non sono direttamente finalizzate le attività di culto, quindi che si riferiscono ad attività commerciali, di pagare l'IMU. Quindi noi a Milano abbiamo fatto pagare... Sì, beh, c'è stata una lunga querela in proposito, lei non sfugge, però no? Mi pare che è stata risolta in maniera positiva. Insomma, credo positiva. Che ancora sia per strada, noi l'abbiamo pagata tutti, loro ancora stiamo vedendo. Io infatti penso che l'applicazione dell'IMU, noi l'abbiamo fatto a Milano, debba avvenire in maniera molto rigorosa e molto precisa, e tra l'altro questo richiede anche l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e dei valori immobiliari, perché lei sa che le case del centro di Milano hanno un valore che è un quarto del loro valore reale a valore catastale, e quindi in proporzione pagano di meno di quello di Quartoggiaro, che è la periferia estrema della città di Milano. Quindi allora vede che bisogna fare un grande lavoro. E i sindaci finora, anche quelli dei comuni, turistici, hanno fatto di tutto fuorché aggiornare il catasto. E lo devono fare, perché vuol dire fare la fotografia della ricchezza immobiliare.